Buonasera dall'associazione Amici del Dottor Mukwege. Siamo qui tutti insieme per ricordare quello che è successo un mese fa in Congo, cioè l'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio, dell'autista di scorta Mustafa Milambo e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Io a nome dell'associazione Mukwege passo la parola a Giusy Baioni, giornalista. Grazie, buonasera, buonasera a tutte e a tutti quelli che ci stanno seguendo questa sera e a chi poi potrà recuperare e vedere questa diretta in un secondo momento. Come già anticipava Massimiliano, questa serata è stata voluta e pensata dall'Associazione Amici Dottor Mukwege, in particolare per ricordare la figura di Luca Attanasio, che esattamente un mese fa veniva ucciso sulla strada che da Goma porta verso Rutshuru. Siamo nel Nord Kivu, e nella regione più disastrata, più instabile di tutta la Repubblica Democratica del Congo, un paese che tra mille difficoltà sta cercando di uscire da un ventennio di guerra. Questa serata la dedichiamo a Vittorio, a Luca e a Mustafa, e sempre con l'idea, lo spirito del dottor Mukwege, che è quello di non rassegnarsi all'impunità. Il dottor Mukwege ne ha fatto una battaglia personale, e direi che quanto accaduto esattamente un mese fa sulla Route Nationale 2 ci chiede, ci impone di non rassegnarci per quanto sia possibile. Per riuscire ad avere un minimo di verità e di giustizia per i nostri connazionali, ma soprattutto e prima di tutto per tutto il popolo congolese, che in questi decenni è stato massacrato nell'impunità e nel silenzio più totale. Quindi ricordare quanto è accaduto un mese fa a Trois Antennes è un modo anche per ricordare chi nel silenzio in questi anni continua a perdere la vita. In nome, sostanzialmente in nome del profitto, di questo parleremo. E questa sera però vogliamo iniziare dal ricordo proprio di Luca Attanasio, di questa figura molto diversa dagli ambasciatori che sono nel nostro immaginario, una figura di una persona vicina alla popolazione, vicina insomma, alla gente che era lì per assistere. Per parlarci di lui abbiamo questa sera Don Roberto Ponti, paolino, che ha vissuto diversi anni a Kinshasa e ha conosciuto bene Luca Attanasio. Quindi lascio a lui la parola e da lui ascoltiamo un ricordo, di Luca. Grazie. Grazie Giusy, mi tocca questo compito che è insieme facile e difficile di parlare di Luca, parlare di Luca Attanasio come persona amica, persona ricca di qualità, ricca di voglia di vivere, ricca di competenze. Ricca di voglia di condividere quello che aveva e parlare di Luca è difficile perché bisogna parlare di Luca al passato, ma con una certezza, che è una certezza che si sta via via un po' consolidando, che quello che è accaduto un mese fa non è accaduto invano. Io l'ho conosciuto. E vado un po' indietro con i ricordi, se non sbaglio, ad un incontro per gli italiani a Kinshasa, e la prima impressione è che non riuscivo a capire chi fosse l'ambasciatore. Perché? Perché avevo in mente quelli precedenti, soprattutto uno precedente, come dire, una personalità in giacca e cravatta, e molto, come dire, molto riservato, anche personalità, tutte le persone dell'ambasciata amabili e, come dire, aperte, ma Luca non si distingueva nel gruppo che stava vivendo questo momento di condivisione di festa, perché Luca era un giovane, anzitutto, penso il più giovane tra gli ambasciatori italiani.
questa sua giovinezza non la nascondeva per niente, diciamo, era totalmente quello che mostrava, non voleva atteggiarsi ad altro di quello che era. E quindi, quando poi me l'hanno presentato, beh, ho detto chi ero, cosa facevo, e poi ci siamo così conosciuti nella semplicità di un incontro come si fa tra italiani all'estero, dove tutti si diventa amici. Quindi io parlo di Luca come amico, ma vorrei far capire che non è che fosse un amico mio particolare, era proprio l'amico di tutti, era una persona che si era messo a livello di tutti. E vorrei anche precisare ancora, forse non si può nemmeno dire che fosse amico solo degli italiani di Kinshasa. Questo può sembrare limitare la sua azione e il suo animo, il suo spirito, perché Luca era amico di tutti coloro che erano impegnati in qualche progetto, in qualche opera, in qualche attività per fare il bene, per costruire qualche cosa di utile alla popolazione, alla realtà, alla nazione congolese, ma anche ai rapporti tra Italia e Congo, tra Italia e Repubblica Democratica del Congo, tra Italia e la cultura italiana e la realtà e la cultura congolese. Questo posso andare proprio nel concreto e dire degli aspetti che sono piccoli ma molto significativi. Ne dico uno giusto per essere molto concreto. Tutti gli anni alla residenza dell'ambasciatore, quindi, che è una cosa diversa dall'ambasciata. L'ambasciata è un ufficio, diciamo, pubblico, comunque molto simile a degli uffici pubblici in Italia, con degli accessi molto contingentati, molto riservati, e poi gli uffici dove si svolgono le pratiche amministrative per chi si rivolge all'ambasciata. La residenza dell'ambasciatore è altra cosa, è una casa, è la casa della famiglia dell'ambasciatore, e il primo aspetto è che la famiglia di Luca risiedeva lì, non è soltanto l'ambasciatore, ma tutta la sua famiglia. Non è una cosa scontata, perché alcuni ambasciatori scelgono di fare un po' la spola avanti e indietro, e la famiglia risiede magari in Italia e poi ogni tanto si fa vedere nella residenza dell'ambasciatore. No, Luca abitava con la sua moglie e le sue tre bambine, anzi prima c'era solo una bimba, poi un anno e mezzo fa, 2 anni fa, sono nate le due gemelline da sua moglie Zaki. Grazie mille Don Roberto di questo bellissimo ricordo. Abbiamo letto tanto in questo mese, tante persone che rivelavano come Luca Attanasio fosse presente nella quotidianità di quello che facevano, tanti missionari, tanti volontari. E tu ci hai restituito anche un'immagine molto bella, molto umana, del suo impegno, del suo lavoro a 360 gradi. Le realtà, come dicevi, sono tante, e questa serata si vuole porre, penso, un po' come proprio un ponte tra l'impegno di Luca Attanasio come ambasciatore e l'impegno invece di un'altra persona, di un personaggio di primo piano, che è il dottor Mukwege, il Nobel per la pace. Per questo l'associazione, nata da poco, ha voluto organizzare questa serata. L'associazione Amici del dottor Mukwege, che questa sera è qui rappresentata da tre persone, darei loro brevemente la parola prima di passare alla seconda parte della serata, in cui abbiamo due amici che sono Pier Cabeza e la Betien Esube, che estenderanno un pochino il nostro sguardo sulla realtà del Congo. Allora adesso chiederei ai nostri tre amici, abbiamo Don Ampelio Crema, Paolino anche lui, Don Alberto Beretta della parrocchia San Pietro Martire di Cinisello e Diego Sportiello, che è il presidente dell'associazione Amici Dottor Mukwege.
Allora, forse facciamo iniziare proprio Diego Sportiello, così in due parole ci tratteggia un pochino le motivazioni che sono dietro la nascita di questa nuova associazione. Grazie. Buonasera a tutti. Questa associazione è nata da poco, è nata dietro la spinta che ci ha dato la visita di dottor Mukwege a Cinisello Balsamo, che praticamente ci ha fatto conoscere, ci ha dato uno stimolo, ci ha fatto conoscere di più la realtà in cui il Congo si trova. Io sono il presidente di questa associazione. Porto un po' l'esperienza che ho da più di 15 anni per l'associazione Fonte di Speranza, che opera già nella zona del Sud Kivu da più di 10 anni, con aiuti al missionario che opera da 40 anni nella zona, il padre Giovanni Quersani dei Saveriani. E praticamente io ho vissuto questi anni con lui in un rincorrerci delle emergenze. È stato sempre un continuo di mamme, di bambini, bambini abbandonati, di mamme distrutte, cioè ne abbiamo visto di tutti i colori. E io non vedevo la fine di tutta questa situazione. L'incontro con il dottor Mukwege, che ha chiesto con tutta la sua potenza, perché è un bell'uomo alto, bello prestante, ha detto basta, qui ci vuole giustizia per arrivare alla pace e per portare il Congo alla serenità e al diritto alle donne di non essere violentate come sta avvenendo nella zona del Nord Kivu. Nord Kivu che non sto a raccontare che cosa è, ma anche il Sud Kivu non scherza, ma neanche nella zona del Katanga scherza. Cioè, voglio dire, il Congo ha un continuo sommovimento, però questa forza di Mukwege di volere giustizia per portare la pace ha convinto me, Don Alberto, Don Ampelio, Pier Cabeza, cioè ci ha convinti che dovevamo fare qualche cosa. Bene, noi abbiamo fatto l'associazione perché questo grido, questa voglia di andare avanti di Mukwege non venga dimenticato. E a questo sforzo faremo anche per non far dimenticare il nostro ambasciatore. E noi stessi come associazione lotteremo fino a quando anche per lui non sarà stata fatta giustizia. Grazie. Grazie, grazie mille. Don Ampelio Crema, due parole. Grazie. Anch'io sono stato molto colpito dalla testimonianza del premio Nobel. L'abbiamo portato in Italia grazie a una sfida che con Pier ci siamo lanciati di provare a portarlo dopo il conseguimento del premio Nobel in Italia per portare la sua testimonianza. Testimonianza forte che ci ha portato come Paolini, come Centro Culturale San Paolo, a impegnarci proprio nel contesto di mantenere vivo questo grido di aiuto, ma anche un grido di speranza che è il dottor Mukwege nel contesto. Quindi, come centro culturale, ci siamo messi proprio in rete con i nostri amici, Fonte Speranza, Parrocchia, e per cercare proprio di mantenere vivo questo interesse e soprattutto creare rete con tutti coloro che amano il Congo, e non solo il Congo, ma amano la giustizia, amano la verità. E su questo, ecco, noi ci stiamo impegnando nel nostro piccolo, ma speriamo di non perdere questo slancio, questo entusiasmo. Grazie, grazie mille. Don Alberto Beretta della parrocchia San Pietro Martire di Cinisello, che in qualche maniera ospita fisicamente, giusto, l'associazione. Siamo un'associazione, attraverso il Consiglio Pastorale nostro, siamo resi disponibili a partecipare a tutto questo. Ospita l'associazione, ma ho ospitato anche il dottor Mukwege in quella bellissima serata vissuta qui in parrocchia, non so se c'era anche tu, Giusy, Sì, c'ero. bellissima, che è una delle prime cose che mi sono rimaste nel cuore, non solo aver partecipato, ma la bella, bellissima collaborazione, come dicevo Don Roberto, nelle cose semplici della vita, tra i nostri cuochi, le loro cuoche, l'aver preparato. È stato un momento di intensa umanità,
e di conoscenza di quest'uomo, del bene che fa. Davvero, questo è un aspetto molto bello che è rimasto dentro il cuore. Aspetto molto brutto, dopo aver letto il libro che lui ha scritto e le atrocità che succedono. E questo davvero lascia il segno, avendo dato a parecchi dei parrocchiani questo libro, alcuni addirittura dopo alcune pagine sono più andati avanti a leggere per la descrizione molto cruda anche di tante situazioni di vita. E quindi un aspetto molto bello con la collaborazione, la condivisione, lavorare insieme. Questo ci dice che è possibile, aspetto molto brutto di questo. E poi attraverso questa associazione un segno di speranza, fonte di speranza ha partecipato, ma che sia un segno di speranza. Vorrei che questo primo incontro sia un modo per far capire tutto quello che magari la stampa o il mondo occidentale non conosce o non vuol conoscere. Forse Luca Attanasio ha fatto scoperchiare qualche cosa, non lo so. Però l'impegno nostro penso che debba essere, oltre che di un aiuto morale ed economico, quello anche di una conoscenza della situazione in cui non sono mai stato. Parecchie volte sono stato in Kenya, mi ha collaborato tanto con la parrocchia, con il Kenya, perché la mia parrocchia è una parrocchia un po' particolare, con la presenza di circa 65% di extracomunitari, ormai di stranieri nati in Italia, e di più di 70 nazionalità diverse presenti in parrocchia. Quindi un'attenzione anche a questo, che è davvero molto bello. Come è bello vivere insieme, come la fede aiuta a vivere insieme, come dicevi tu, Don Roberto, le cose semplici della vita, la condivisione, il sorriso, il saluto, l'attenzione, creano un'umanità che è davvero profonda. Io vorrei che questo incontro fosse l'inizio di un far conoscere certe situazioni, quindi un segno di speranza. E proprio questo è il filo conduttore che ci porta adesso ad ascoltare gli ultimi nostri due amici, la conoscenza. E adesso ti sentiamo, prego. Come possiamo definire questa guerra? È stato definito come il conflitto più mortale della storia africana. Come l'ha detto la giornalista Anna Pozzo, nel suo libro intitolato La guerra. Le guerre, viaggio in un mondo di conflitti e di menzogne. La giornalista qualifica anche questa guerra come quella che ha fatto più dei morti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Eppure, dice la giornalista, di quanto sta avvenendo nella Repubblica Democratica del Congo, nulla riesce a filtrare sui media internazionali. Perché questa guerra è qualificata come quella che ha fatto più dei morti? Se Anna Pozzo parlava di 4 milioni dei morti nel 2004, Kerpea, che è un autore francese, nel suo libro Le guerre segrete delle grandi potenze in Africa, un libro pubblicato nel 2010, parla di 8 milioni di morti. E dopo di lui ci sono altri scrittori. C'è un francese e un canadese che si chiama Charles Onana, poi Patrick Mbeko. Nei loro libri rispettivi parlano di 10 a 12 milioni di morti. E queste cifre vengono riconosciute da tanti ONG, tra di loro IARC, che è stata la prima ONG a dare l'allerta sui numeri dei morti in Congo. Da dove viene Luca Attanasio, secondo l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ha fatto questa domanda, che la domanda di Gesù all'ambasciatore Luca, e l'ambasciatore rispondeva: vengo da una terra in cui la vita non conta niente, vengo da una terra dove si muore e non importa a nessuno, dove si uccide e non importa a nessuno, vengo da una terra in cui la vita, un uomo non conta niente. Gli Stati Uniti, l'Inghilterra e Israele da una parte, contro la Francia e le altre potenze europee, come le dimostra l'autore Charles Onana nei suoi libri, e spiega anche il perché l'Unione Europea è silenziosa. L'Unione Europea è silenziosa perché l'autore dice chiaramente che l'Europa
per quanto riguarda la situazione del Congo, sapendo tutto che sta accadendo nel questo paese, nega i suoi principi. Infatti, l'Unione Europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, della libertà fondamentale e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e che sono anche universali dove c'è la democrazia, ma questi principi vengono negati al popolo congolese con il silenzio dell'Europa. Grazie per questo tuo contributo, ci hai citato vari testi, vari studi, vari libri, e quindi ecco, vedo che sono, come dire, le tue posizioni sono supportate, no, da questi autori che hai citato. Ovviamente questa situazione è l'esito di un percorso storico molto, molto più lungo, di problemi che si trascinano da decenni, e su questo chiederei l'ultimo intervento, dando la parola a Don Etienne. Grazie. Grazie della parola, buonasera a tutti e ringrazio anche per gli interventi che sono venuti prima. Appunto, io vorrei subito rispondere alla domanda, perché c'è stata una domanda: è stata uccisa la speranza? Io dico no, non, perché anche come dice la parola di Dio, la speranza non muore mai. E allora, per capire un po', Pier ci ha già tracciato un po' globalmente la situazione attuale, ma per me, per capire quello che sta accadendo ancora oggi in Congo, bisogna tornare indietro. Boh, risalerei fino al XV secolo, però non abbiamo tempo, non è neanche il luogo qui. Dico semplicemente che quando l'Europa, gli europei incontrano il Congo, si parla di scoprire come se non esistesse, con Diego Cao, scoprono un impero che era organizzato con delle province governate da governatori, ovviamente, e con una moneta di scambio per l'economia. Questo è storico e documentato. Ma l'incontro purtroppo è andato male, perché da lì hanno usato la furbizia per l'inganno, ed è così che da lì qualcosa si è distrutto da quello che era già come organizzazione del Congo. Siamo un po' giunti alla fine di questa serata, dove abbiamo cercato di dare un'idea di insieme di ciò che si muove in Repubblica Democratica del Congo. Ovviamente non può essere esaustiva questa serata, perché la storia del Congo è molto complessa. Le responsabilità, quelle evidenti e quelle nascoste, sono talmente complesse che alcune non sono neanche semplici da definire, da smascherare. Come giustamente però dicevi, Don Etienne, alla fine la speranza dobbiamo tenerla accesa. E allora mi piace ricordare in chiusura l'esempio che ci ha lasciato Luca Attanasio, questa immagine anche di gioia, di entusiasmo che si vede in qualunque suo video, sua foto, nelle scelte che ha compiuto. E questo stesso entusiasmo, questa stessa gioia che caratterizza il popolo congolese, perché noi questa sera vi abbiamo ascoltato molto determinati, un pochino anche arrabbiati giustamente per quello che accade, ma io conosco i congolesi anche come un popolo sempre sorridente e in grado di affrontare il peso peggiore con il sorriso sulle labbra. Gli uomini e le donne, soprattutto le donne congolesi, che hanno questa straordinaria resilienza, e chissà, forse saranno proprio loro a riuscire a salvare questo paese. Forse andiamo un pochino al di là delle barriere, ne parliamo sempre, no? I confini sono un po' degli artefatti. Siamo esseri umani da una parte e dall'altra, dove ci siamo trovati a nascere, a crescere,
come esseri umani ci si può venire tutti incontro e la buona volontà dei tanti riuscirà, ne sono certa, a venire a capo della cattiva volontà dei pochi che si nascondono nell'ombra, siano essi congolesi, siano essi occidentali o chiunque siano. Nel nostro piccolo, tutti insieme, anche con delle scelte etiche di consumatori, perché è importante ricordare questo in chiusura, se si tratta di una guerra economica è perché il vantaggio alla fine finisce nelle tasche di ciascuno di noi. E quindi che si parli di cellulari o che si parli della rivoluzione ecologica, delle auto elettriche che devono salvare il pianeta, a prezzo però del cobalto congolese, allora anche la presa di coscienza di noi singoli individui che siamo consumatori occidentali e che alla fin fine in maniera più o meno consapevole finanziamo quello che accade in Congo, credo che sia fondamentale. Le alternative ci sono e laddove non ci sono ancora vanno inventate. E con questo io saluto tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci fin qui, li ringrazio e ringrazio tantissimo tutti gli ospiti di questa serata. Grazie davvero, grazie, a tutti. Grazie a te, grazie.